Salve a tutti, scusateci per il ritardo, ma è dipeso dall'aereo, non da noi. Possiamo iniziare la conferenza stampa, procediamo per alzata di mano. Chi inizia? Yeah. Buonasera mister. Ciao, buonasera. Buonasera mister Giuseppe Bisantis di Radio Rai. Volevo farle la prima domanda sull'Leicester. Lei conosce benissimo il campionato inglese, il calcio inglese, però noi in Italia quando pensiamo all'Leicester pensiamo a Claudio Ranieri, no? E Claudio Ranieri è stato giocatore della Roma, allenatore della Roma, tifoso della Roma. Siccome so che adesso siete amici, non è che vi siete sentiti prima di questa partita? Amici sì, vero, sentiti prima della partita no. Io dico da tanti anni che altri allenatori nella Premier League hanno vinto tanti titoli, Ferguson tanti, non lo so, 10, 12, non lo so, Wenger 2, 3, 4, io 3, Guardiola non lo so, 3, Klopp 3, non lo so, Ranieri 1, però quello che lui ha vinto è quello che io considero il più speciale di tutto, di tutti. Per questa ragione qui è un mito in questa città, in questo stadio, e veramente io ho giocato quel campionato lì e lo ricordo come un momento incredibile della Premier League nella storia della Premier. Per questa ragione, anche se Claudio non è qui, penso che non è qui, tu hai fatto bene a ricordare, perché questo è una casa molto speciale per lui. Ovviamente romanista, ovviamente di Roma, e per lui sarà una partita sicuramente speciale. Se non è qui, però se è prossima settimana all'Olimpico, penso che lo può vivere con un'emozione speciale. Yeah. Thank you. Hi Jose. Hello. Bit of a light-hearted question, maybe a serious matter as well. Last time you won a semi-final, reached a final, you weren't able to go to the final. Are you afraid to win this semi-final? No, I'm not afraid. I just hope we can win. I think Roma, as a city, Roma as a club, my players, people that works in the club, I think for the work we all did this season to try to improve the club at every level, I think we deserve to be in the final. Unfortunately, football sometimes doesn't give what you deserve, and to be in the final we have to beat a very good team, with a very good coach, with very good players. We have to be at a high level in two matches if you want to reach that dream of taking Rome to a final. If I am afraid of win the semi-final and be second, no, I'm not afraid. I have to admit that in my long career, with so many things that happen for me, for good, for bad, that one is quite unique. But I think also that Mr. Levy is quite a unique person in football. Thank you. Question? Yeah. Grazie. Buonasera Giuseppe. Ciao, buonasera. Volevo sapere una cosa, una curiosità su Brendan Rodgers. Per quello che avete vissuto, per l'esperienza che avete vissuto insieme, e poi ho sentito dire che non avevate la stessa idea di calcio, non so se ne avevate discusso mai, non lo so, volevo sapere qual era questa differenza, se c'era una differenza rispetto all'idea di calcio che ha lei rispetto a quella di Rodgers. No, questo non lo so, questo che posso, quello che posso dire è che siamo stati insieme nel Chelsea, ci abbiamo divertito tanto, abbiamo un rapporto, io posso dire, di amicizia, anche se ovviamente il calcio ti prende in differenti direzioni, però dal momento che non gioco io contro lui o la mia squadra contro la sua, al 100% io voglio il meglio per Brendan. È un grande allenatore, ha fatto un percorso secondo me molto, molto bello, e è ancora un ragazzo giovane con grande capacità, con tutto un futuro davanti
davanti a lui, io a Brandon solo auguro il meglio. Concetti diversi di calcio, giocatori diversi, club diversi. Lui ha allenato squadre diverse da me, ha allenato giocatori diversi dai miei. Alla fine l'importante è che io ho vinto tanto e che lui ha una carriera più corta della mia. Ha vinto in Scozia dove doveva vincere, ha vinto titoli qui dove non è facile di vincere, in una realtà con tante squadre top, ha vinto finale di Coppa, ha vinto Community Shield, ha preso la squadra in Champions League. Gran lavoro, io sempre dietro Brandon perché grande memoria, ci abbiamo divertito tanto. Buonasera mister. Ciao, ciao. Le volevo chiedere questo, siamo arrivati in semifinale, al top per questa manifestazione, Leicester, Marsiglia, Feyenoord, a questo punto non si può più parlare di una coppa che vale poco, almeno le squadre che ci sono arrivate qui sono squadre che potrebbero giocare anche in altre manifestazioni, si sta giocando in Inghilterra che è il campionato più importante e più bello del mondo, che sensazione ha lei nel giocare una coppa a questi livelli e che sensazione ha nel tornare in Inghilterra dove è diventato lo special one? No, guarda, la verità è che domani noi giochiamo, se non sbaglio, la partita numero 13 in Conference League. Abbiamo iniziato contro una squadra che subito, io ho detto, questa squadra vincerà il campionato turco. E ha vinto con una facilità tremenda. Il Trabzonspor in playoff è stato subito un avversario molto, molto difficile. E adesso arriviamo a un momento chiave e giochiamo contro un avversario che non è di Conference League. Loro sono di Europa League. Loro sono una squadra di Europa League e per andare in Europa League giocando la Premier tu devi per forza essere una squadra molto, molto forte. Però questo non è la loro competizione, è la nostra competizione. E noi è la partita numero 13. Abbiamo sofferto tanto, abbiamo viaggiato tanto, abbiamo pagato anche con punti nella Serie A il fatto di giocare giovedì, domenica. Meritiamo andare lì, però come dicevo io prima, non è possibile. Abbiamo anche due possibilità diverse di giocare Europa League prossima stagione. Una sarà finire quinto o sesto in campionato, un'altra sarà vincere questa competizione, però dello stesso modo che possiamo raggiungere Europa League per due strade diverse, possiamo anche non raggiungere. E questo ti mette anche pressione, responsabilità, dubbi, anche con le partite di Serie A. E Leicester, per esempio, non si deve preoccupare con la Premier perché la sua posizione sarà sempre 8, 9, 10, non arriverà mai a posizione di Europa League. E per noi è una situazione diversa. Siamo noi, Lazio, Fiorentina, Atalanta, che possiamo finire dal quinto all'ottavo posto. È un momento duro per noi, però allo stesso tempo è un momento di grande motivazione. Buonasera. Ciao. Intanto forse già lo sa, la Fiorentina ha perso oggi, quindi il quinto posto, ha perso 4-0 in casa con l'Udinese, quindi questo rafforza il quinto posto. Ne approfitto per fare una domanda, tra la quinta del campionato italiano e la decima del campionato inglese ci può essere questa differenza che qualcuno in Italia racconta, cioè che la Roma è più forte dell'Leicester? C'è una favorita in questa semifinale così netta come se qualcuno dice? Guarda, io già sono tante volte che arrivo a semifinale di diverse competizioni e quando arrivo lì, al di là dei nomi, al di là del potenziale, io di una forma magari un po' stupida, però pragmatica, dico sempre quattro squadre con 50% di possibilità di arrivare in finale e quattro squadre con 25% di possibilità di vincere la competizione. Io non cambio. La prima volta che sono andato in semifinale, se non sbaglio, sarà 2002-2003 e 20 anni dopo non cambio.
50% per noi, per loro, e dopo 25% per noi, per loro, in questo momento di vincere la competizione. E non cambio, non interessa se loro sono più forti di noi, se noi siamo più forti di loro. Sono due partite e una semifinale. Però capisco quello che tu dici. Se tu guarda, tu sai, calcio, c'è tanto da lavoro nel calcio, però c'è tanto anche di potenziale economico. Quello che arriva con lavoro ha un determinato limite. Bravi allenatori, brave società, molto organizzate, bravi giocatori, però c'è un limite che solo i soldi ti prendono a un altro lato. E la differenza fra il quinto e il sesto, come tu dici, il quinto o sesto della Serie A per il decimo, decimo primo, decimo secondo, anche qualche squadra che magari il prossimo anno sarà nel Championship, questa differenza esiste di un modo molto obiettivo e molto chiaro. Però siamo una buona squadra, miglioriamo, come ho detto l'altro giorno, qualche mese fa abbiamo perso con l'Inter 2-0, adesso abbiamo perso 3-1, risultati uguali, molto simili, però una differenza tremenda nell'approccio, nel modo di giocare, nella stabilità della squadra. Noi oggi, al di là di finire quinto o ottavo, al di là di vincere la conference o essere eliminati in quarti e in semifinale, siamo una squadra con un percorso che piace, con un percorso che a noi allenatori fa piacere. Buonasera mister. Ciao. L'ultima Roma di Coppa che abbiamo negli occhi è una squadra abbastanza offensiva con Zaniolo accanto proprio a Tammy Abraham. Le chiedo, per domani sera è questa la migliore formazione possibile per la Roma? Guarda, io non capisco la tua domanda, non la voglio rispondere in un modo molto obiettivo, perché sicuramente Brandon non sa che squadra noi giochiamo e io non lo so che squadra giocano loro. Però abbiamo vinto contro la Lazio 3-0 con una formazione, teoricamente, fra virgolette, una formazione meno offensiva. Dopo abbiamo vinto 4-0 con Bodo, con questa formazione che dice tu. Buono per me è che sono tutti disponibili, questo è l'importante, e ci dà la possibilità di giocare come vogliamo noi, come pensiamo che è importante per noi. Abbiamo una panchina con soluzione. E non ti voglio dire molto, molto di più. Quello che ti posso dire è, se mi fai la domanda, la prima partita è una partita solo con l'obiettivo di andare alla gara dell'Olimpico con possibilità di andare in finale. No, non è questo il nostro obiettivo domani. Il nostro obiettivo domani è giocare la gara per vincere. E se perdiamo come abbiamo perso a Bodo, dopo vediamo quello che possiamo fare nella seconda. Però non, magari è il Leicester che con merito ci porta in una direzione dove noi dobbiamo pensare pragmaticamente a un risultato che ci permetta nella seconda partita di vincere. Però il nostro obiettivo domani all'entrare in campo non è quello di dire ok, vediamo un risultato solo positivo per la seconda gara. Grazie. Buonasera mister. Ciao Sara. Ogni volta che le squadre italiane giocano in Europa contro un avversario inglese si dice il pericolo principale è il ritmo, l'intensità che non riescono a tenere in Italia rispetto in Serie A rispetto alla Premier League. Lei che conosce benissimo entrambi i campionati ci può dire se è vero anche questa volta? E se questa cosa potrebbe dipendere anche dal modo in cui si arbitrano le partite in Italia, perché si fischia un pochino di più. Io penso che è un po' la bellezza delle competizioni europee. Io quando ho iniziato a giocare competizione europea e quando ho iniziato era assistente e viaggiava tanto anche per analizzare i nostri avversari, quando io lavoravo per Mr. Robson e Mr. Van Gaal,
Penso che la bellezza è esattamente il confronto culturale delle squadre, che in questo momento, 20 anni dopo, esiste già dei principi che sono molto simili, però ci sono sempre principi culturali che, come tu dici, anche il modo di essere, il giudizio della partita, arbitro, può avere un po' di influenza. Per me quello che fa veramente la differenza è la possibilità di avere giocatori che tu non hai possibilità di avere. E in Italia in questo momento ci sono poche squadre con possibilità di avere giocatori che una squadra inglese vuole avere. E questo tu hai sentito nell'Inter-Liverpool, dove Liverpool ha vinto, però l'Inter poteva vincere. Penso che questo è molto fondamentale. Se noi guardiamo per esempio all'Ester, domani se tu guarda solo ai giocatori più offensivi, guarda chi sono e quanti sono. Sono 7 o 8. È Barnes, è O'Brien, è Vardy, Iheanacho, Daka, Ayoze Perez, Madison, magari mi sono Lookman. Sono tanti i giocatori di tanta qualità e stiamo parlando del Leicester, non stiamo parlando del Liverpool o del City o dell'United. Però culturalmente anche noi possiamo fare delle cose dal punto di vista tattico che possono creare problema a una squadra eventualmente con più potenziale di noi. Questa è un po' la bellezza del calcio, che al contrario di qualche altro sport ti dà più possibilità di una squadra vincere con un'altra squadra potenzialmente con più potere economico e calcistico. Gara aperta, e siamo lì, e prossima settimana 300.000 persone allo stadio, non lo so come saranno tutti lì, però va bene. Andiamo a mangiare? Quasi. No, ne facciamo altre due. Io volevo chiederle una cosa, tra una settimana cade l'anniversario del suo primo anniversario alla Roma. E ok? Anniversario. Di che? Un anno che sei alla Roma. Ah, io? Sì, 3 maggio credo che fosse, 4 maggio, quindi tra una settimana esatta. Dall'annuncio. Dall'annuncio, sì. sì. Beh, insomma, era una data importante, immagino. Insomma. Non so se le è rimasta impressa. Uh-huh. No. le volevo chiedere, un anno fa, se le avessero detto che si sarebbe trovato qua, a questo punto, quel 4 maggio, avrebbe firmato? Certo. E quando la gente dice la differenza fra quello che è la Champions, quello che è la Conference, io ho detto dal primo giorno, questa è la mia competizione. Io non gioco Champions. Certo. Io gioco Conference, questa è la mia competizione. Magari Brandon non sente lo stesso. Magari Brandon sente che la sua competizione è l'Europa League, che ha giocato contro Napoli, Sparta Mosco e qualcun altro che mi dimentico adesso. Questa è la nostra competizione. Ad agosto eravamo a Trab a giocare un playoff contro Trabzonspor. Oggi siamo qui a giocare la partita numero 13. 13, sì. Questa è la nostra competizione. Io la sento come mia competizione. E adesso che siamo arrivati qua, come ho detto io, a pagare con punti in Serie A. Abbiamo pagato questa competizione con punti. Se tu mi dici che oggi la Fiorentina ha perso in casa con la Udinese, perché? Ok, Udinese è una buona squadra, però perché hanno perso? Hanno perso perché hanno fatto per prima volta quello che non hanno fatto mai, che è giocare 4 partite in 2 settimane. Hanno giocato con la Juve in semifinale di Coppa, hanno giocato 2 gare di campionato e oggi hanno giocato la 4ª gara in 2 settimane. Questo si paga con punti. Solo chi non paga con punti sono le squadre che hanno 30 giocatori dello stesso livello. Squadre come noi, squadre come la Fiorentina, tu paga punti. Paga punti. E noi se siamo qui, dopo lasciare per strada punti che potevano essere fondamentali per stare oggi in una posizione diversa in Serie A, dobbiamo prendere questa semifinale con le due mani e lottare fino alla fine. Andiamo fino in fondo.
Grazie. Rai. È l'ultima. Buonasera Mourinho. Ciao. È la terza semifinale europea della Roma negli ultimi 5 anni. È un dato fine a se stesso o significa qualcosa, ad esempio una vocazione europea di questa squadra? Prima di tutto merito, ovviamente merito, merito dei allenatori, della società, dei giocatori. Di arrivare in semifinale è sempre importante, anche se tu guarda alla possibilità di una futura Champions dove arriva anche qualche squadra come conseguenza di un coefficiente accumulato nelle competizioni europee degli ultimi anni, la Roma sarebbe in questa ipotetica Champions League che spero che possa succedere. Questo significa che a livello europeo la squadra si motiva, i romanisti si motivano a casa, è una cosa importante per noi, però è come dico sempre, quando tu arrivi in semifinale, se non arrivi in finale significa poco. Last one. L'ultima? Eh? Sì. Hi Jose. Hello. One of your former clubs, Manchester United, have just appointed Erik ten Hag. You no. Touched the point. My former club, not my club. Do you have any advice? No, for Eric? I don't have advices. No. No. Thanks. Thank you. Let's wait for Tammy Abram.